Allora, questa è una esperienza particolare, perché con un gruppo di studenti del liceo Livi che sono venuti a fare l'alternanza scuola-lavoro a Dry Photo abbiamo provato a farli provare a fare in qualche maniera il mestiere d'artista in qualche maniera, no? Molto velocemente, perché non c'era molto tempo per entrare dentro il ruolo, per cui siamo entrati subito in qualche maniera in una cosa che a volte ci capita, quella di dover fare un qualcosa che forse sai fare. Così come loro sono stati messi subito a affrontare il tema del fiume e a creare anche delle relazioni, dei ponti, per cui a costruire un processo in cui in qualche maniera loro erano coinvolti per costruire dei ponti, costruire delle comunicazioni, per cui ce lo spiegheranno meglio dopo loro, ma avviare un processo di produzione di relazioni, di senso, più che produrre un'opera, però poi anche fare delle riprese, fare dei montaggi, tutte cose che in qualche maniera andavano a verificare loro le loro competenze, che come tutti i giovani in buona parte hanno, che però andavano in qualche maniera anche ulteriormente verificate, messe alla prova con degli strumenti che magari era la prima volta che incontravano, per cui un computer con un software diverso da quello a cui erano abituati, però, come dire, cose spesso nella vita, lo sa benissimo anche Stefano, ci capita di dover improvvisare quando facciamo degli interventi, abbiamo delle idee, ci troviamo a fare questo. Per cui il tempo poi non era molto, perché rientrava in un progetto che aveva delle scadenze ben specifiche, però ecco, è stato bello, è stato interessante, perché è stato bello vedere come in poco tempo riuscivano a realizzare un qualcosa di interessante. È stato finito venerdì, però insomma, bene, vai. Okay. Parlatene voi, è meglio. Benvenuti a tutti e a tutte, noi siamo un gruppo di studenti del liceo Livi Linguistico Carlo Livi, cui sede principale si trova in via Marini. Con il contributo dell'associazione Dry Photo abbiamo realizzato un progetto riguardante l'acqua, in particolare analizzando ciò che sono le sue caratteristiche e ciò che è la sua funzionalità. Nello specifico abbiamo parlato di un fiume italiano, ovvero il Bisenzio, che si trova qui nella città di Prato, e di un fiume e un lago cinese, rispettivamente il lago Xihu e del fiume Feiyun in Cina. Sì, quindi abbiamo realizzato delle presentazioni di questi due fiumi e questo lago, ricchi di foto, immagini, video e audio, realizzati tutti da noi. In particolare siamo andati personalmente a realizzare dei video e delle foto del fiume Bisenzio tramite delle passeggiate, visto che si trova qui vicino ed è a Prato. Invece i video presi per il fiume e il lago cinesi sono stati fatti dai nostri parenti che abitano in Cina e che, dopo aver sentito parlare di questo progetto da noi, si sono incuriositi e ci hanno dato una mano, appunto inviandoci questi video e riprese. Quindi adesso guardiamo. Sono 3 video in totale. Il lago arriva
sua fauna è formata da circa 20 tipi di mammiferi, 119 tipi di uccelli normali e 38 di tipo acquatico. Si possono trovare la flora è molto varia, costituita da varie famiglie tra le specie di piante rare e protette dalla legge. A causa del clima c'è di continuazione del territorio sono presenti durante il periodo della guerra mondiale e soprattutto durante la rivoluzione industriale i luoghi vengono danneggiati, ma nel 1949 il governo si impegnò a migliorare la condizione dell'acqua e a proteggere l'ambiente circostante. Il Bisenzio è un fiume italiano della Toscana settentrionale, affluente di destra del fiume Arno, lungo circa 47 km. Il suo nome, Bisenzio, deriva dal latino bis ensius, ovvero acque che scorrono insieme. Questo fiume nasce nel comune di Cantagallo, ma non è definito quali siano esattamente le sue sorgenti. Secondo l'etimologia, il nome nascerebbe dalla confluenza di due corsi d'acqua, ed Emilio Bertini, escursionista e geografo patese di fine 800, collocò la sorgente del fiume al Mulin della Sega. Il fiume scende poi fino a Mercatale di Vernio e poi a Bagliano, qui si dirige verso Prato, formando la Val di Bisenzio. Attraversata la città di Prato, il Bisenzio entra nel comune di Campi Bisenzio, e prima di dirigersi verso l'Arno riceve le acque del fosso macinante in località Moro a Sinfo. Non dovrebbe essere menzionato in alcune opere della letteratura italiana, ad esempio viene citato il 32° canto di Matteo Dantesco, è un'opera di Gabriele Lombroso, nel quale il poeta ricorda periodi della sua infanzia anche nel prestigioso conflitto nazionale cicognito di Prato. Per quanto riguarda il passato di questo fiume, veniva considerato tra i più inquinati d'Italia. Oggi invece, grazie alla costruzione di vari depuratori, la condizione dell'acqua è molto migliorata e inoltre costituisce l'ambiente ideale per molti pesci. Altri aspetti caratteristici di questo fiume sono il fatto che veniva considerato un vero e proprio parco di divertimenti estivi, in cui tutti i ragazzi trascorrevano ore nelle pozze di acqua. Era un'importante fonte di alimenti di guadagno attraverso la pesca e il duro lavoro dei lenaioli, mentre ogni giorno si possono fare molteplici passeggiate lungo le sponde del fiume. Della provincia di Zhejiang è uno degli 8 fiumi principali che si affacciano nel mare. È il secondo fiume più grande della città di Wenzhou. Dal 1100 a.C. al 700 a.C. il popolo Ouyue iniziò a utilizzare il fiume per sviluppare la vita. La temperatura dell'acqua del bacino è moderata, adatta alla riproduzione di organismi acquatici come pesci, gamberi, crotaceei e altri. Il primo ponte sotto la Fiume è stato ufficialmente aperto nel 1989 e lungo il 1621 metri ha due corsie in entrambe le direzioni. Il corso del fiume Fiume è ripido e spesso forma piccole bacine nelle montagne. Il clima è monsonico, infatti è caldo ed umido con stagioni ben marcate. L'inverno è breve e gelido, mentre l'estate è lunga. Durante l'anno ci sono piogge abbondanti. 飞云江位于浙江省南部，是浙江省八大湖流入的水区，浙江省第四大河温州市第二大河。